Di intervenire con forza perché davvero se vogliamo che il nostro settore primario possa essere uno dei settori di rilancio dell'economia nazionale, ci dobbiamo credere fino in fondo e devono essere messe le risorse necessarie. Oggi si fa un piccolo Grazie. passo, troppo piccolo, per questo noi ci asterremo sul provvedimento presentato. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto ora di intervenire in dichiarazione di voto l'onorevole Dorina Bianchi. Prima di dare la parola alla quale ho il piacere di salutare gli studenti del seminario di studi parlamentari Silvano Tosi di Firenze che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Onorevole Dorina Bianchi, a lei la parola. Grazie Presidente. Nel 2014 Confagricoltura ha stimato il reddito agricolo italiano per addetto come sceso dell'11%, tornando a registrare sia pure dello 0,8 punti percentuali un valore inferiore a quello del 2005, che nelle nuove statistiche comunitarie è l'anno di riferimento. Raffrontandolo ai redditi agricoli comunitari nel 2014 rispetto al 2013, tra i principali paesi agricoli dell'Unione Europea, il Regno Unito è il paese in cui il reddito del settore agricolo è cresciuto maggiormente del 6,9%, seguito dalla Grecia del 4,4% e dalla Francia dell'1,1%. Raffrontando i dati di tutto il periodo 2005-2014, mentre per l'Italia il reddito agricolo è sceso dello 0,8%, in Germania si registra un più 63,6% e nel Regno Unito, per esempio, un più 56,5%. Di tenore diametralmente opposto, invece, sono i dati sul PIL relativo al primo trimestre del 2014, che sono stati diffusi dall'Istat a fine maggio di quest'anno. È l'agricoltura a far registrare il più elevato incremento del PIL, con un valore aggiuntivo che sale al 6% a livello congiunturale, spinto dal boom delle esportazioni agroalimentari, che sono pari al più 6,2%. Il settore agricolo ha registrato un incremento addirittura 10 volte superiore, per esempio, al settore dell'industria. E questo ci deve far riflettere perché ci pone davanti un quadro totalmente asimmetrico. La asimmetria di questi dati è assolutamente evidente. Cresce a ritmi cinesi il valore aggiunto del comparto agricolo, ristagna invece da 10 anni il reddito degli addetti al comparto. E devo dire, in questi anni gli agricoltori di paesi oggettivamente privi di vocazione agricola, come per esempio la Germania o la Gran Bretagna, hanno visto crescere i propri redditi di oltre il 50%. Questo naturalmente cosa deve fare riflettere a noi che indubbiamente abbiamo la possibilità di aiutare un comparto che sicuramente sta dando valore aggiunto al nostro paese, che però in qualche modo soffre. E questo naturalmente lo dobbiamo fare difendendole. Io sono d'accordo con qualcuno che è intervenuto prima di me che in un decreto legge sicuramente è un piccolo tassello di politiche molto più generale e che in questo decreto legge non si potevano affrontare altre problematiche come per esempio quella della fiscalità, ma sicuramente è un problema che questo Parlamento deve affrontare. Io concordo quando il ministro Martina ha osservato che gli obiettivi del governo per il settore agricolo sono riorganizzare i settori agricoli, difendere meglio il reddito degli agricoltori, spingere ancora sulla promozione dell'agroalimentare italiano all'estero e semplificare al massimo il carico burocratico e amministrativo delle aziende. Ed è per questo che in gran parte soddisfatta per questo decreto che noi oggi andiamo a votare e sono convinta che ancora però ci sia molto da fare in questo comparto che, come dicevo prima, è un comparto trainante per il nostro Paese. E venendo a quello che poi è la sostanza di questo decreto, sicuramente gli articoli 1 e 2 sono determinanti per quanto riguarda la riorganizzazione del mercato del latte, che è assolutamente
subito e sta subendo una gravissima crisi dovuta all'incapacità anche di reggere la concorrenza estera e intracomunitaria, il più delle volte sleale. Alla intrinseca debolezza delle aziende del comparto, che è anche connotato da una miriade di piccoli produttori. Si tratta di una debolezza sia finanziaria che di mercato, in quanto il piccolo produttore non ha la forza né per crescere né per ottenere prezzi di vendita migliori. Il regime delle quote latte è cessato dal 31 marzo 2015 e il decreto da un lato mira a fornire una risposta immediata e indifferibile alla necessità di governare i primi mesi del nuovo regime e dall'altro a porre le basi per l'urgente riordino delle relazioni commerciali della filiera al fine di garantire proprio un atterraggio morbido raccomandato anche dalle istituzioni europee. L'obiettivo è dunque quello di accompagnare la gestione dell'offerta, pur nel pieno rispetto della libertà nel mercato di riferimento, che rimane sempre aperto e concorrenziale, con regole di trasparenza e di equilibrio tra le diverse fasi e stadi della filiera. Quanto al nuovo regime, all'articolo 2 del decreto, che si applica ai nuovi contratti tipo per l'acquisto del latte, questi contratti dovranno essere stipulati prima della consegna, che dovranno contenere un prezzo fisso stabilito nel contratto e calcolato sugli indicatori di mercato, dovrà avere il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato. Ma la nuova tipologia di contratto contiene anche delle norme di maggiore tutela dei produttori, che sono le scadenze e le procedure di pagamento, le modalità per la raccolta e la consegna del latte, le norme applicabili in caso di forza maggiore e le clausole di risoluzione. Sempre in materia di contratti di cessione di prodotti agricoli, è importante ricordare il comma 2 bis dell'articolo 3, che riguarda le organizzazioni interprofessionali aggiunto in commissione, nel quale si prevede che tali organizzazioni nella redazione dei contratti tipo relativi alla vendita dei prodotti agricoli e per la fornitura dei prodotti trasformati sono chiamate a garantire il rispetto delle condizioni dell'articolo 62 del 2012, e cioè la forma scritta, l'indicazione nell'atto della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento e il divieto di comportamenti che impongono condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed ogni condotta commerciale sleale. L'articolo 3, modificato in più punti durante l'esame in commissione, introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali, associazioni private, che raggruppano le organizzazioni nazionali rappresentative di un'attività economica nelle varie fasi legate alla produzione, al commercio e alla trasformazione di un determinato prodotto agricolo. I primi commi riguardano solo le organizzazioni interprofessionali relative al settore latte, ma nei commi successivi sono introdotte misure che riguardano le interprofessionali di tutti i comparti agricoli. Infatti si estende le previsioni a tutta una serie di altri comparti, tipo i cereali, riso, zucchero, foraggi, essiccati, sementi, luppolo, olio d'oliva, lino, canapa, ortofrutticola. In questi settori occorre una rappresentatività pari ad almeno il 40% del relativo settore. Concludo il mio intervento con alcune osservazioni sul settore olivicolo oleario, che rappresenta un'eccellenza agricola italiana ed europea e che vive da alcuni anni una grave crisi sia sul mercato interno che su quello internazionale, una crisi tale da compromettere la sopravvivenza di molte aziende. La situazione di mercato registra da un lato un progressivo aumento dei consumi con una sempre maggiore richiesta di oli di qualità senza un corrispondente aumento della produzione, dall'altro registra un drastico calo dei prezzi a fronte di un sostanziale aumento dei costi di produzione, in particolare degli oneri sociali. L'articolo 4 dà attuazione a una risoluzione che è stata approvata recentemente dalla Commissione Agricoltura sul piano olivicolo nazionale. Infine, giusto perché sta scadendo il mio tempo, segnalo
Segnalo gli altri punti a sostegno di iniziative di valorizzazione del Made in Italy, gli incentivi all'aggregazione e all'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, ma anche qui manca qualsiasi contrasto alla concorrenza sleale. Infine segnalo le iniziative contro la xylella fastidiosa, nonché quelli contro la cinipide del castagno e la flavescenza dorata. E per tutti questi motivi si rafforza il giudizio positivo che il gruppo di Area Popolare ha sul decreto in esame. La ringrazio, onorevole Bianchi. Lo ha chiesto di intervenire l'onorevole Faenzi. Grazie Presidente. Con il voto finale di questo provvedimento l'Assemblea è chiamata ad esprimersi per la prima volta a distanza di anni su un testo interamente dedicato all'agricoltura. Era da molto tempo, ovvero dalla scorsa legislatura, che ciò non accadeva e bisogna risalire al 2008 con il decreto numero 171 che prevedeva misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare per averne testimonianza. Ricordo a quell'epoca le misure di contrasto per la contraffazione dei prodotti agroalimentari del Made in Italy, l'introduzione del sistema di etichettatura e tracciabilità dei nostri prodotti italiani, tra l'altro misura approvata dal Parlamento che anticipò addirittura le decisioni comunitarie, anche se in seguito poi fu incredibilmente ostacolata dalla stessa istituzione europea. Oggi invece siamo chiamati a votare un intervento legislativo urgente, sulle cui linee generali siamo indubbiamente d'accordo, ma che invece, per quanto riguarda le misure finanziarie attribuite nei diversi interventi indicati, ci pare francamente modesto, nonostante le modifiche migliorative apportate